Benvenuti a Villa Amalfitano, signore e signori, sono particolarmente contento di darvi il benvenuto in questa prestigiosa sede che ospita la Fondazione Whitaker Amalfitano e che è anche sede dell'Accademia dei Lincei e viene anche utilizzata come sede di rappresentanza della Presidenza della Regione Siciliana. Peraltro Villa Amalfitano ormai da 15 anni ospita, non 15, qualcuno in meno, visto che i primi corsi di studi si sono tenuti presso l'Università di Palermo, la famosa aula del Consiglio della Facoltà di Ingegneria, ma già da 13 anni circa noi siamo ospiti di Villa Amalfitano e dell'Università. A tal proposito, prima di entrare nel merito della manifestazione di oggi, della presentazione, dell'inaugurazione dell'anno accademico, mi piace sottolineare la presenza del prorettore, il professore e l'architetto Maurizio Carta, che ringrazio d'essere intervenuto e al quale tra poco cederò la parola per un saluto. Peraltro saremo raggiunti tra poco anche dal rettore, il professore Roberto La Galla, attualmente impegnato in un'altra manifestazione che si tiene proprio a casa sua presso il rettorato dell'Università di Palermo, ed è la presentazione di un libro dedicato a Francesco Crispi. Benvenuti per la 15ª edizione del corso di studi politici dell'Accademia Nazionale della Politica, dedicato alla memoria dell'onorevole Enzo Fragalà. E qui mi piace sottolineare e salutare la mamma dell'onorevole Enzo Fragalà, la signora Giovanna, al quale ci lega un rapporto di profonda amicizia e fraternità. La ringrazio, come ringrazio tutta quanta la famiglia che ormai da quel giorno infausto e infame ci accompagna nel ricordo di una persona che per tanto tempo, dalla nascita dell'Accademia, è stato nostro ospite e relatore e che ogni anno con i suoi interventi non mancava mai di arricchire e stimolare il dibattito e il confronto di cui l'Accademia ha cercato di essere promotrice. Ecco, questo era importante sottolinearlo anche alla luce del fatto che ancora oggi purtroppo si brancola nel buio rispetto ai mandanti e agli esecutori di questo barbaro assassinio. Quindi noi con il nostro corso di studi significhiamo anche questo, la necessità di far luce su una pagina davvero oscura e triste per la nostra terra e soprattutto per la nostra città. Do il benvenuto anche a tutte le autorità presenti, mi fa piacere salutare il professore Rigoli, che è Aurelio Rigoli, che è un etnoantropologo di fama internazionale, che oggi è presente qui tra di noi e con il quale intendiamo avviare delle collaborazioni proficue per entrambi, per gli istituti, il suo, l'Istituto Internazionale di Etnostoria, il nostro, l'Accademia Nazionale della Politica. Saluto un po' anche il riferimento spirituale un po' della comunità accademica nella persona di Papas Luigi Lucini, prete cattolico di rito greco della Chiesa della Martorana, che ci onora ormai da veramente dall'inizio del corso di studi di una presenza costante, affettuosa, amorevole, sempre attenta a, come dire, collaborare perché ciascuno di noi possa rappresentare con dignità il ruolo che svolge in seno all'Accademia e fuori dall'Accademia. Ecco, abbiamo una gentile incursione della piccola Adele Ciulla, se non sbaglio, no, Agnese Ciulla, ecco, il papà si è distratto e io l'ho riconosciuta. Ecco, siccome mi ricordo una tua t-shirt, Francesco, di alcuni anni fa in cui si diceva educhiamoli da piccoli, ecco, forse questo è un buon augurio, un buon auspicio riguardo il futuro dell'Accademia sui bambini. D'altra parte abbiamo tante attività che dedichiamo ai bambini e mi piace sottolinearne la presenza graditissima, a volte ci infastidiamo per la loro presenza a teatro, in chiesa, nei luoghi pubblici. No, a mio avviso questo è assolutamente sbagliato, perché una società che guarda al futuro può soltanto gioire alla presenza dei bambini. Lo dice, come dire, anche un papà che nelle prossime 2 settimane, grazie ad una moglie, come dire, che mi onora veramente in tutto e per tutto del suo amore, mi donerà la quarta figlia. Quindi questo è anche giusto sottolinearlo. Ecco, grazie.
perché poi ognuno ha, come dire, il combustibile che riesce a, come dire, ad individuare, ad utilizzare. Ecco, questo è il mio combustibile, perché la prima riflessione che sarebbe opportuno fare in questa occasione è anche quella del senso della formazione politica in un contesto profondamente degradato qual è quello in cui viviamo. Alcuni giorni fa un ex studentessa del corso di studi del 14esimo, cioè del corso di studi di dell'anno scorso, mi diede un suo parere, un parere richiesto, Valentina, ti cito, Valentina Todaro, un parere riguardo al tentativo di spiegare il corso di studi di quest'anno. Io spero che tutti voi abbiate avuto, ecco, questa brochure in cui sono elencati i temi del corso di studi di quest'anno, e a suo parere, come dire, mi invitava a parlare più della comunità accademica, del senso dell'accademia, del lavoro, di tutto ciò che sta dietro le nostre iniziative, piuttosto che dire ciò che vorremmo che la politica facesse, piuttosto che dire ciò che la classe dirigente dovrebbe proporre in termini programmatici. In buona sostanza, Valentina diceva, Bartolo, parla più della realtà che rappresenti, piuttosto che dei programmi, della direzione di marcia verso la quale andare. E ora le rispondo pubblicamente, perché ormai purtroppo su Facebook ci vado una volta ogni mese quando riesco ad andarci. E rispondo pubblicamente perché mi sembra che la domanda sia centrata sul senso, ecco, della formazione politica, su che cosa realmente facciamo, come spiegarlo a dei giovani, ne vedo tanti giovani qui, a dei giovani che purtroppo si misurano invece con una politica che è mille anni luce distante, ecco, dagli entusiasmi, dall'ambizione di partecipare, dalla voglia di dare un contributo civile al miglioramento della qualità della vita, ecco, delle città, del territorio in cui ci muoviamo. Una politica che è fatta di partiti che abusano delle loro posizioni, che esprimono come dire, una classe dirigente cooptata, non certo democraticamente selezionata, e quando la offrono la selezione democratica la proteggono attraverso gli apparati, come dire, consentendo a pochi di emergere, a molti, ecco, di rimanere ai margini. Io sfido chiunque di voi ad indicarmi personalità di spicco. Io sono assolutamente, come dire, scorretto sotto il profilo politico, non mi piace il concetto inglese del politically correct, che non è altro che un'ipocrisia istituzionalizzata per censurare la libertà delle opinioni. E, dicevo, proprio perché non voglio essere politicamente corretto, sfido ciascuno di voi ad indicarmi nomi di personaggi di alto profilo, sotto il profilo culturale, professionale, un grande avvocato, un grande medico, un grande imprenditore, un grande sindacalista, un grande rappresentante del mondo giovanile che sieda in seno all'Assemblea regionale siciliana. Purtroppo, devo dire la verità, avremo tutti quanti un grande ricercatore, Andrea, poi parlerò della ricerca dello IEMEST, professore Buscemi, grazie di essere qui, ecco, parlerò anche di questo. Dico, personaggi, un grande uomo del mondo dell'università, un esponente del mondo dell'università, caro Maurizio, non ci sono personaggi che possono dirsi realmente rappresentativi della società civile, che siedono lì perché prima ancora di essere big delle clientele e delle preferenze riescono ad essere punto di riferimento delle persone, come dire, libere. No, purtroppo abbiamo pochissimi esempi, qualche rara eccezione. Questo lo dico non perché deluso, non perché, come dire, amareggiato, ma perché ho oggettivamente costato, ecco, la qualità della proposta politica. E non mi meraviglio quando qualcuno mi chiede perché ecco, vengano adottate certe politiche che, come dire, hanno costretto l'Italia e gli italiani in ginocchio all'austerità, alla povertà, alla recessione, oggi potremmo dire anche alla depressione. Non mi meraviglio, perché una politica che non esprime qualità ma esprime mediocrità, ed ecco perché un titolo
la mediocrazia, mediocrità e democrazia, e poi la democrazia fantasma, un popolo che esprime poi una classe dirigente mediocre e per forza di cose si ritroverà con una politica subordinata ai poteri forti, subordinata alle banche, subordinata ai grandi gruppi finanziari, una politica che non potrà, per sua costituzione esercitare quel ruolo di guida dei popoli che è demandato costituzionalmente, istituzionalmente alle forze politiche. In una democrazia tutto ruota intorno al concetto di popolo, al demos, il potere è in mano al popolo, le costituzioni lo dicono, e questo potere viene esercitato attraverso i rappresentanti del popolo, salvo poi avere mille conferme del fatto che questo popolo è rappresentato da chi si subordina, da chi si piega, da chi si prostra di fronte agli interessi dei grandi gruppi bancari e dei grandi gruppi finanziari. Oggi sentivo, e io non voglio far politica di parte, chi conosce l'Accademia sa che sono lontano mille anni luce da un'impostazione ideologica dell'Accademia. L'Accademia da sempre si è contraddistinta per la massima libertà di espressione. L'abbiamo sempre definita come un'agorà aperta al contributo di tutti, di tutte le estrazioni politiche, ideologiche, civili, culturali, sociali, per cui ci tengo a sottolinearlo, perché sto facendo una riflessione su quello che oggi ho sentito dire a un leader di partito che ha minacciato di massacrare quelle forze politiche che avessero voluto adombrare, avessero voluto suscitare riserve su quanto accaduto al Monte dei Paschi di Siena, su quanto accaduto nel rapporto tra partito e banca Monte dei Paschi di Siena. Questo ha detto: non vi azzardate, non c'è nulla di scorretto se un partito nomina 13 consiglieri d'amministrazione su 15, non c'è nulla di scorretto se da sempre in quella città e in quell'area dominano certi equilibri, non c'è nulla di scorretto. Io mi chiedo in quale democrazia occidentale è mai pensabile un rapporto di questo tipo, in cui la politica nomina i consigli di amministrazione di una banca, decide la conduzione di una banca e non salva nemmeno l'apparenza di una differenziazione, di un distacco tra potere politico e potere economico. Siamo alla veramente frutta, siamo alla follia, non ci interroghiamo più riguardo a fenomeni che distruggono anche il nostro senso della partecipazione civile. Distruggono anche il senso civico, distruggono anche il senso della partecipazione democratica, e lo dico in un contesto in cui l'Accademia cerca, e poi cederò subito la parola a Pietrangelo Buttafuoco riservandomi un supplemento di riflessione nella seconda parte, proprio perché il tema invita a farlo, distrugge questo senso della partecipazione in un contesto in cui manca anche la speranza di vedersi rappresentato da chi può farci intravedere la luce fuori dal tunnel. Io facevo una riflessione proprio l'altro ieri con il nostro responsabile dell'ufficio stampa, Marco D'Amico, rispetto al 92, quando pure un sistema crollava, il 92, il 93, Tangentopoli, le stragi di mafia, la fine della Prima Repubblica, rispetto a quegli anni. E diciamo ancora di più, rispetto al dopoguerra, al secondo dopoguerra, quando si veniva fuori da due guerre, quella del 15-18 e quella conclusasi nel 45, del 39-45, per noi 40-45, rispetto a quell'epoca pur devastante in cui l'umanità si era data all'olocausto, in quelle due situazioni difficilmente paragonabili tra di loro, ma certamente situazioni in cui si viveva una prostrazione economica, dove si sperimentava anche la sofferenza delle violenze subite, delle ferite difficilmente rimarginabili, di fronte al cospetto di quei due esempi noi perdiamo nel paragone, abbiamo perso in questo paragone la speranza.
Nel 1945, all'indomani della seconda guerra mondiale, nel 1992, nonostante dei sistemi fossero crollati, c'era la speranza di una risorgenza, la speranza, ecco, di un risollevamento anche morale dei popoli. Oggi sembra, di fronte a questa crisi occidentale, principalmente occidentale, colpisce gli stati occidentali, che non ci sia questa forza, che non ci sia più questa forza. Non è una depressione economica, è una depressione innanzitutto morale. Anche di questo cercheremo di parlare lungo il corso di studi di quest'anno. Un saluto, ancora prima di cedere la parola a Buttafuoco, perché comunque devo cederla, perché alle 7:10 ha l'aereo di ritorno per Roma e ci ha costretto purtroppo a questa corsa, che noi facciamo volentieri pur di averlo accanto a noi. Anzi, saluto là sotto, vedo anche Vincenzo Pirrotta, che avrà scelto di partecipare anche per onorare la presenza di Pietrangelo e anche quella dell'Accademia, visto che è stato nostro relatore. Vincenzo Pirrotta, uno dei più grandi attori di teatro italiani che abbiamo avuto anche la fortuna di tenere a battesimo qui anche da noi. Orgoglio del teatro italiano. Orgoglio del teatro italiano, aggiunge Pietrangelo Buttafuoco. Quindi in conclusione, la speranza, noi vogliamo coltivare questa speranza in un contesto in cui sembra che la speranza sia sparita soprattutto dagli occhi dei nostri giovani. Ecco, quando parliamo con i nostri giovani ci ripetono questo refrain: ci hanno rubato il futuro. Qualcuno addirittura non se la prende più con le generazioni dei propri antenati. No, non se la prende più con i propri genitori, con i propri nonni, comincia a prendersela con se stessi, comincia a non credere più nelle proprie capacità. Tante volte gli si è detto che il futuro è gramo, che il futuro è difficile, che il futuro è buio, che cominciano a non credere più a questo futuro e cominciano a non credere più in se stessi. E diciamo la verità, che non li aiutiamo tanto a ritrovare, ecco, le ragioni della partecipazione, della costruzione, della sfida, che invece è dello spirito critico che cerchiamo di favorire e stimolare all'interno dell'Accademia. Concludo dicendo, e poi farò gli annunci e i saluti delle altre personalità che vedo in sala, che l'Accademia questo fa, la cosa più importante, signori, la cosa più importante, perché la formazione è una cosa seria, l'educazione, l'istruzione, la formazione, la ricerca sono cose estremamente serie. All'interno dell'Accademia non si impara a formulare, Lillo, un decreto amministrativo, non una delibera sindacale, non una delibera comunale e via di seguito. Lì, sappiatelo, per chi ha ambizioni politiche, troverete mille tecnici che vi spiegheranno come si fa e saranno loro stessi a fare quegli atti amministrativi. No, qui si impara a ragionare sui grandi temi e sulle cose che ci riguardano più da vicino, perché le due cose vanno insieme, l'immanente e il trascendente, la comunità e l'individuo, le forze politiche nel loro complesso e il mio essere qui oggi all'interno di questa comunità. Ecco, questo è quello che facciamo, creare consapevolezza, capire verso quale direzione impegnare le nostre energie, provare a non sbagliare bersaglio nella confusione, nel degrado, nel continuo stordimento e sradicamento. Noi cerchiamo di fare questo, non evasione, cultura, provare a capire, a stimolare il pensiero, a provare a dare senso anche alle nostre vite, non fosse altro perché un domani, ecco, si possa dire: ecco, quello era uno che ci ha creduto fino in fondo, e io ci credo sul serio. Vado avanti ancora con i saluti, voglio salutare il professore Cappello, direttore generale dell'Istituto Euromediterraneo di Scienze e Tecnologie, che vedo nascosto in fondo accanto al professore Arizza, che insieme a tanti altri ricercatori ha contribuito a restituirmi entusiasmo per il territorio, per anche un certo impegno civile. Questo lo dico al rettore, che è massima istituzione culturale di una città e di un territorio. Lo dico
poi soprattutto alla sua presenza, perché questo nostro istituto di ricerca oggi riunisce tante intelligenze, è occasione di crescita del territorio, di affermazione delle intelligenze e anche della capacità di costituire un valore aggiunto rispetto al contesto in cui si opera. Lo devo dire anche perché a questi ricercatori oggi ne vedo diversi qui tra di noi, mi lega un rapporto di collaborazione, ma anche l'entusiasmo, non lo nascondo, l'entusiasmo che viene messo a dura prova invece dal fronte politico. Ecco, invece sul fronte culturale, sul fronte scientifico, sul fronte della ricerca, ecco, io ritrovo motivazioni che in seno alla politica sinceramente vengono messe a dura prova, ecco, bisogna dirlo con estrema sincerità. Saluto la mano. Ecco, dopo questi saluti io adesso passo la parola a Roberto La Galla, al professore La Galla, al magnifico rettore dell'Università di Palermo, senza dimenticare che il corso di studi, ecco, questa attenzione vuole offrire a tutti coloro i quali credono ancora nella partecipazione, un'attenzione che è volta a riconquistare la libertà che sentiamo sotto attacco. Roberto, tu rappresenti l'associazione Noi Consumatori e hai un'attenzione particolare ai diritti dei consumatori. Qui in Accademia abbiamo un'attenzione particolare nei confronti dei diritti della cittadinanza, della comunità. Mi fa piacere a tal proposito salutare la professoressa Baiata in rappresentanza della scuola Imera, una scuola d'eccellenza che invito tutti i genitori a tenere in considerazione per l'iscrizione dei propri figli, perché rappresenta un modello culturale ed educativo e di valori ai quali noi aderiamo pienamente. Però dicevo, noi cerchiamo di rappresentare i diritti di tutti e ci rendiamo conto che la sfida con la quale ci misuriamo oggi, al di là degli slogan, al di là dei virtuosismi verbali che pure hanno contraddistinto l'intervento di Pietrangelo Buttafuoco, ci rendiamo conto che questa libertà è sotto attacco. È, come dire, sotto una aggressione senza precedenti. Lo sentono su di sé i pensionati, lo avvertono i giovani, lo avvertono le famiglie, lo avvertono gli imprenditori. Non ci sentiamo più sicuri del contesto in cui viviamo, e non è un problema di sicurezza, è un problema di visione del mondo che esprime la società con la quale ci misuriamo. Questa classe dirigente esprime una visione del mondo che sembra essere contro l'uomo, contro la sua libertà, contro i suoi sogni, contro le sue aspettative. Di questo vogliamo parlare, cercando di costruire comunità e di permettere anche quella consapevolezza, il raggiungimento di quella consapevolezza che poi potenzia la ricerca di ciascuno di noi. Paolo, lo dico anche come padre di famiglia, la ricerca, qualcuno vuole mettere in contrapposizione scienza e cultura, scienza e fede in qualche modo, no, noi siamo convinti che da questo punto di vista che la fede illumina la ricerca, la potenzia, potenzia le capacità di ciascuno di noi di trovare la verità in quello che ecco, è il proprio mondo, il proprio lavoro. Noi sentiamo però che questa verità è sotto attacco e, come dire, mai come adesso ci sentiamo disorientati di fronte, ecco, a tutto ciò che ci stordisce rispetto a ciò che ritenevamo invece un pilastro della nostra vita, il lavoro, la famiglia, la pensione, il rapporto con la politica. Ecco, tutto questo sembra crollare, sembra essere messo in discussione ogni giorno sempre di più, e tutto questo finisce col disturbare la capacità di comunicazione tra di noi. Allora, proviamo ad interrogarci su ciò che bisogna fare, a rimboccarci le maniche, a recuperare un minimo di entusiasmo che passa anche e soprattutto alla consapevolezza che tante sono le persone, la maggioranza delle persone si sente come ci sentiamo noi, si sente come si sentono tanti giovani che oggi guardano al futuro con sospetto, con ansia, con paura. Restituiamo fiducia e speranza a questi giovani e probabilmente, ecco, non avremmo dato loro la soluzione di tutti i mali, ma li avremmo aiutati a camminare, ecco, con maggiore sicurezza nei meandri della vita, di una vita che deve essere comunque motivo di gioia e di speranza. Io ci tengo a sottolineare, ecco, anche in questa occasione quello che diceva prima il rettore. Chi mi conosce sa, ecco, che le parole del rettore non sono parole di circostanza quando sottolinea, non lo faccio per sottolineare un mio merito, perché purtroppo vorrei che non fosse un merito, quando dice la tenacia
ecco, del nostro percorso, la tenacia, la capacità di rigenerarsi, di non mollare, di rilanciare, ecco, questo non è un merito, è come dire la forza, l'istinto che come dire, conserviamo proprio perché aderiamo a una visione del mondo che mette al centro la dignità dell'uomo, delle sue idee, dei suoi sogni e anche del suo viaggio. Mi piaceva sottolineare l'importanza del viaggio così come è raffigurata in questa straordinaria razzo in cui c'è il viaggio di Enea per il Mediterraneo, ecco, rappresentato come dire, con arte fiamminga ineguagliabile, di ineguagliabile bellezza. Qui siamo non per caso, non sarà una coincidenza se qui da più di un decennio conduciamo le nostre iniziative così come presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo. E poi volevo sottolineare, al di là di questo aspetto, appunto, che questa tenacia si accompagna con il fatto che ormai l'Accademia è veramente l'ultima scuola di formazione politica a livello nazionale, con un corso di studi permanente che poi si riproduce anche nelle sedi decentrate. Fra poco sentiremo in rappresentanza delle sedi decentrate il dottore Fiscella, direttore della sede di Enna, e che attraverso una serie di attività collaterali, ecco, promuove un progetto culturale che si muove nell'ambito del turismo, nell'ambito, ecco, della promozione dell'educazione e della salute, che si muove nel campo artistico, intendendo per arte, ecco, la nostra rassegna dal titolo Miti Incanti e via di seguito. Queste attività sono tutte autofinanziate. Il corso di studi politici dell'Accademia Nazionale della Politica non riceve un euro da istituzioni pubbliche, ci tengo a sottolinearlo. Il corso di studi politici si regge grazie alle quote richieste assolutamente irrisorie, peraltro, insomma, di iscrizione per gli studenti, lo ricordo, ecco, per renderlo pubblico e trasparente, è di circa 150 euro, per una parte sono anche rimborsate le rette grazie ad una convenzione con l'ente per il diritto allo studio rappresentato dal presidente Bono, al quale va il mio saluto, che oggi non è stato, non ha avuto la possibilità di stare con noi, grazie quindi alla retta, seppure irrisoria, e poi grazie anche alle attività progettuali che con l'Accademia svolgiamo in altri campi. Questo ci tengo a sottolinearlo, proprio perché, ecco, la nostra iniziativa è assolutamente libera. Libera da qualsivoglia condizionamento. Molti si chiedono: ma come fanno a reggere questa attività e via di seguito? Adesso non disponiamo nemmeno degli sponsor privati e infatti ci interroghiamo riguardo il futuro del corso di studi, proprio in ragione del fatto che ci muoviamo in un terreno molto accidentato, in cui anche una come dire, partecipazione, una quota di iscrizione così irrisoria diventa a volte un peso come dire, per un giovane, per la sua famiglia. Però comunque tentiamo di non cedere alla rassegnazione e proviamo comunque a testa alta ad andare avanti. Però ci tenevo a sottolinearlo, visto e considerato, insomma, che questo è un valore, il fatto di essere indipendenti e di reggersi con le proprie forze e non grazie a contributi pubblici, che pure vorremmo, ma dai quali non disponiamo, ecco, è giusto dirlo pubblicamente, nessuno mi può smentire. Ecco. No, non l'abbiamo mai voluto fare, visto? Il rettore dice una cosa che in tanti mi hanno detto, ma come mai non ne fa? Lo fa per provocare, chiaramente, visto e considerato che tutti quanti noi leggiamo i giornali e sappiamo qual è il ginepraio della formazione professionale, così come purtroppo è stata gestita nei decenni in Sicilia, dove sappiamo si sono consumate le peggiori logiche di scambio politico, elettorale e clientelare, la formazione che è tutta in mano a determinati gruppi di pressione, a potentati politici, che nulla ha a che fare con la formazione reale delle forze che poi debbono essere immesse, delle risorse umane che poi debbono essere immesse nel mondo del lavoro e debbono rispondere alle esigenze delle imprese. No, sappiamo che la formazione è servita a creare consenso, consenso clientelare, e che nulla ha a che vedere con le esigenze del mondo del lavoro, e bisogna dirlo
senza infingimenti. Noi non l'abbiamo mai fatto. In tanti anni mi hanno chiesto: ma come mai? Sei stato pure deputato di Alleanza Nazionale. Io lo ricordo, insomma, non è un titolo di demerito per me fino ad oggi, al di là del fatto della mia appartenenza ideologica, è certamente stata un'esperienza pure importante, prima ancora anche quella di vice sindaco della città di Palermo. Però ecco, in tanti mi hanno chiesto: ma come mai non avete mai fatto, pur essendo accreditati per la formazione professionale, sia con lo IEMEST sia con l'Accademia da più di 15 anni, non avete mai fatto formazione professionale? Proprio per non espormi a questo ricatto, caro Roberto, assolutamente. Eppure per 10 anni addirittura gli assessori, ed ecco perché riferivo il partito nel quale ho militato, gli assessori della formazione professionale erano di Alleanza Nazionale. Quindi osserva, questo mi fa piacere che tu l'abbia, solo che è una tua battuta, e mi fa un grande piacere che tu sottolinei questo aspetto e che mi dai la possibilità di sottolineare anche il valore delle nostre iniziative. Voglio soltanto dare alcune informazioni relative al corso di studi, visto che tanti giovani vengono e partecipano alla presentazione del corso proprio per acquisire queste informazioni, che comunque trovate all'interno della brochure appositamente stampata con il programma e le informazioni generali. La cosa che ci tengo a sottolineare è che non è richiesto alcun requisito per potersi iscrivere al corso di studi, serve soltanto il desiderio di capire, di partecipare, di confrontarsi, di offrire un contributo anche alla crescita civile di ciascuno di noi, cosa che per noi appunto è assolutamente indispensabile e fondamentale. Non avrebbe senso fare quello che facciamo se non partissimo da questo presupposto. Riguardo ai relatori, dico che avremo anche personalità importanti del mondo delle istituzioni, della cultura, del giornalismo, dell'economia, voci anche controcorrente. L'Accademia non asseconda il conformismo imperante, non asseconda censure più o meno gradite al potente di turno, tutt'altro, va in tutt'altra direzione, va verso la libertà del confronto, la libertà d'espressione, di opinione, di convincimenti culturali, filosofici e morali. Ecco, questa è l'Accademia, aperta a tutti, sotto questo profilo esempio di libertà. In pochi possono dire che qui si è fatta politica di partito, assolutamente no, si è fatta la politica nell'eccezione più alta. Le lezioni del corso di studi di quest'anno stimoleranno una riflessione anche abbastanza accesa, perché parleremo del rapporto tra politica, corruzione e criminalità, ma chiameremo in causa anche il disimpegno degli onesti. Come dimenticare l'esperienza recente delle elezioni regionali per il rinnovo del Presidente e dell'Assemblea regionale siciliana, quando il 52,5% dei siciliani ha deciso di non andare a votare. Quindi il consenso truccato, l'annientamento dell'etica pubblica e il disimpegno degli onesti. Poi parleremo, vado per sintesi, di mediocrazia. Diceva bene il rettore, quasi sono due neologismi, per la verità il secondo, quello dell'asinocrazia, la fabbrica degli ignoranti, e la necessità di ritrovare la scuola e l'università, e non è un neologismo, non l'ho inventato io questo termine, però lo ha inventato un siciliano che purtroppo è caduto nel dimenticatoio, il professore Russo Giudici, un professore di filosofia che nel 68 si trovò a fronteggiare l'ondata ribellistica dei giovani sessantottini, e che giovani pretendevano appunto il famoso 18 politico, l'approvazione, il superamento dei propri esami a prescindere dalla conoscenza di quella singola materia che andavano a sostenere all'università, e lui coniò il termine l'asinocrazia. Adesso io l'ho voluto recuperare in onore appunto ad un libro splendido del professor Russo Giudici, che ebbe successo negli anni 60, appunto dal titolo La sinocrazia, perché credo che questo sia il tema con il quale ci confrontiamo, ci sentiamo rappresentati da gente che non riteniamo migliore di noi, ma che purtroppo a volte dà pessimi esempi
di se stessa, una classe dirigente sulla quale bisogna riflettere. Dall'altra parte la mediocrazia, la mediocrità che vince, una democrazia che è divenuta fantasma e che premia appunto la mediocrità, non l'eccellenza, non premia le intelligenze, non premia la capacità di riuscire ad essere punto di riferimento sul territorio e che in qualche modo ci disorienta, visto e considerato che quando ecco, al potere vince la mediocrazia, vince la mediocrità, alla fine tutti noi ci sentiamo scarsamente rappresentati. Ecco, è un fenomeno che immagino condividiamo in tanti. Poi parleremo anche e soprattutto del rapporto tra etica, politica ed economia e da questo punto di vista ci interroghiamo anche su chi veramente governa la cosa pubblica. Sono i rappresentanti del popolo o ecco, sono dei poteri che sfuggono al controllo democratico? Questa è una domanda essenziale. È una domanda centrale, perché se poi ci riducono le pensioni, se poi ecco, mettono come dire, fuori dal mercato tante imprese perché le sovraccaricano di tasse, se poi colpiscono con la tassazione la famiglia e però questo come dire, non produce un arricchimento sociale della comunità che ricorre alle proprie tasche per la sopravvivenza dello Stato, ma al contrario procura l'arricchimento di questi poteri che sono principalmente legati ai gruppi bancari, ai gruppi finanziari, ai gruppi speculatori e speculativi, allora ecco, questa è una domanda centrale che attiene alla libertà di ciascuno di noi e alla democrazia in cui viviamo. Continueremo appunto sul tema dell'economia, ma anche sul tema della cultura e ci interrogheremo sulla identità, l'identità di questo Occidente profondamente in crisi, incapace più di fare i figli, perché i figli vengono messi in un conto economico, non vengono messi in un conto spirituale, vengono messi in un conto economico, ci costringono a fare i conti quando pensiamo alla possibilità di procreare, di come dire, dare continuità alle nostre speranze attraverso i nostri figli e questo è un fatto estremamente drammatico e su questo, anche su questo cercheremo di dare un contributo anche a sensibilizzare il dibattito pubblico. Infine parleremo anche, ecco, questo sarà il refrain generale, caro Pippo, dell'intero corso, di questa dimensione occulta del potere, che magari non si sperimenta a livello territoriale. Qua abbiamo un consigliere comunale che mi piace come dire, ricordare e sottolineare, Alessandra Daguanno, giovane consigliere comunale, che poi adesso è assessore a Castellammare del Golfo, è bella, è brava, è di grandissime qualità, ecco, politiche e culturali. Però dico, sul territorio non si sperimenta questo potere enorme, lo si sperimenta però ogni giorno quando ecco, sentiamo parlare Monti, non solo Monti per non fare politica, ma tanti altri da destra e sinistra e sembrano parlare sempre di consorterie che nulla hanno a che fare con le reali esigenze, con i bisogni della gente, del ceto medio, del cittadino, del lavoratore, del padre, della madre di famiglia, ci sembrano distanti anni luce, non riusciamo nemmeno a volte ad ascoltarli, forse è un fenomeno che vivo io, non voi, però io ho questa, davvero questa difficoltà. E allora parleremo della dimensione occulta del potere, vado a concludere, anche in un campo in cui si spende la gran parte del bilancio pubblico, pensate al bilancio regionale, 60% del bilancio regionale è speso in sanità, nella sanità. Noi su questo ci interrogheremo riguardo al fenomeno dei farmaci per i sani, per coloro i quali non soffrono delle patologie, ma che attraverso dinamiche che metteremo al centro del nostro dibattito finiscono con permettere la vendita appunto comunque di farmaci. A tal proposito, e questa è la dimensione occulta del potere, mi piace ricordare la frase di un amministratore delegato di una multinazionale farmaceutica degli anni 50 che diceva ai suoi consigli di amministrazione: noi non dobbiamo vendere i farmaci ai malati, lo dico ai tanti medici dello IEMEST, ricercatori dello IEMEST, cioè non dobbiamo vendere i farmaci ai malati, soltanto ai malati, restringeremmo troppo il campo del nostro mercato, della nostra azione lucrativa. Noi dobbiamo vendere i farmaci ai sani, in quel caso sì che avremo un mercato infinito, un mercato illimitato, e purtroppo questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere. Infine
Ecco, un fenomeno, qua lo devo dire a tutte le donne presenti, un fenomeno che si accompagna alla degenerazione del potere pubblico, che è il potere disumano, il potere domestico, il potere personale che porta all'abuso e alla violenza nei confronti delle donne, nei confronti dei bambini, nei confronti degli anziani. Non passa giorno, sembra una dimensione che non ha una rilevanza politica all'interno di un dibattito accademico, invece ce l'ha. Questo, come dire, riflette, si accompagna alla dimensione etica e politica che viviamo. Ci sarà un perché se questa violenza esplode contro gli indifesi, se esplode contro la donna, che è simbolo anche di centralità della famiglia, è simbolo anche di tradizione, è simbolo di protezione anche di certi valori. Anche su questo cercheremo di capire il perché avviene e daremo anche un nostro contributo in termini di consapevolezza riguardo alle scelte politiche che bisogna operare per evitare queste violenze, per evitare questi abusi. Infine, ecco, la speranza, perché non siamo soltanto bravi a descrivere. Totò, tu sei stato nostro corsista e vincitore di borse di studio, mi piace sottolineare a questo proposito anche la presenza del professore Calvaruso, dei tanti presidi e professori che vedo qui tra di noi, ma sai che qui coltiviamo la speranza, non siamo soltanto bravi a descrivere fenomeni pure drammatici che contraddistinguono il nostro tempo, ma noi cerchiamo di dare anche speranza. Allora parleremo della politica indispensabile, quella politica che mette al centro le intelligenze, la capacità di fare, la capacità di pensare, la capacità di mettere al centro soprattutto innovazione, creatività, ricerca, studio. Questo credo che sia estremamente importante, ci tengo a sottolinearlo, perché questo lo sperimentate in prima persona, non sono parole, non sono auspici, lo dico perché ho presente qui la comunità scientifica dello IEMEST, vi invito a consultare il sito internet dello IEMEST per capire che cos'è questo istituto euro-mediterraneo di scienza e tecnologia, è una realtà che grazie al contributo in termini culturali e scientifici di tante giovani menti siciliane, oggi è una piccola eccellenza in due campi d'azione, quello della medicina e quello delle energie da fonti rinnovabili. Ecco, io l'ho sperimentato, se si premia intelligenza e merito si riesce a crescere, si riesce a dare lavoro, si riesce a dare motivo d'orgoglio, di appagamento, di soddisfazione morale, personale, economica e professionale a tanti giovani che altrimenti le loro intelligenze le mettono a disposizione di altri territori, di altre nazioni. Totò in candela, dottore in candela, mi fa piacere vederti tra il pubblico, puoi testimoniare che questo è, come dire, il segreto della ricchezza di una nazione, l'intelligenza, la ricerca, la curiosità intellettuale, il merito che vengano premiati a partire dalle scuole e dalle università. In conclusione, i valori, perché nulla varrebbe interrogarsi su questi temi anche con i migliori auspici del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, se non partissimo da una piattaforma di valori che è quella che fa da stella polare a tutte le nostre iniziative. Se dopo 15 anni siete ancora così numerosi qui in Accademia, al di là, ecco, dei sentimenti personali, dei miei sentimenti personali, che possono anche come dire, passare in assoluta cavalleria rispetto alle speranze che cerco comunque di rappresentare, ci sarà un perché, diceva una canzone famosa. E io credo che da questo punto di vista il perché ponga una domanda centrale nella mia vita, nella vita dell'Accademia e delle realtà alle quali ho consacrato tutto il mio cammino culturale, umano, politico e sociale. Quindi è con questa speranza, con la convinzione che questi valori, i valori di cui abbiamo parlato, che si possono anche riassumere in una triade tradizionale, che non è di destra, è una triade che è al centro delle società sane, che ancora conservano
uno spirito, una spina dorsale, che è la triade di Dio, patria e famiglia. Ecco, con questo tipo di richiamo e riferimento voglio ringraziarvi sentitamente della vostra partecipazione, ringraziarvi della attenzione con cui seguite ormai da tanti anni, perché vedo volti che ho conosciuto sin dall'inizio delle attività dell'Accademia. Ringraziare ciascuno di voi anche per questa speranza che rappresentate nel darci spalla, fianco, mano e cuore per continuare malgrado tutto. Grazie.